Tempo che consuma, passa, rende vani e mutevoli i saperi ed effimera la condizione dell'esistenza, un'eterna dimensione del cambiamento, interpretata talvolta congelando l'attimo, talvolta attraverso un moto incessante in cui si alternano le fasi della vita o ancora attraverso un'immagine mai uguale a se stessa in un continuo ricomporsi. Interpretazioni diverse che l'arte offre sul tema del tempo attraverso tre opere che saranno esposte in Basilica Palladiana per l'evento espositivo Tre Capolavori a Vicenza, che dal 16 dicembre al 4 febbraio porterà in mostra il San Girolamo di Caravaggio, Le quattro età dell'uomo di Van Dyck e No Memory Without Loss dell'artista contemporaneo vicentino Arcangelo Sassolino. Uno dei più bei Caravaggio del mondo, che viene dalla Galleria Borghese di Roma, un meraviglioso Van Dyck che è nelle nostre collezioni vicentine, che così valorizziamo al massimo, e il lavoro di un artista contemporaneo, Arcangelo Sassolino, che è vicentino, lavora a suo studio è a Trissino, che proprio l'anno scorso alla Biennale di Venezia ha avuto un enorme successo in un dialogo a distanza con Caravaggio. Questa volta il Caravaggio ce l'avrà vicino. In Caravaggio c'è questa sottolineatura dell'istante, di un istante in cui viene colto il santo, in cui vengono colti in generale i suoi personaggi. In Van Dyck c'è una riflessione quasi malinconica, e c'è una tensione più narrativa. Ma il tema del tempo sarà declinato per l'occasione in diverse modalità. Ma anche tantissimi eventi, iniziative sulla filosofia, musica, danza. Insomma, l'idea di una basilica come Agorà, come luogo che possa far vivere i vicentini, ma anche i turisti che vorranno venire in città nelle prossime settimane.